Lo scorso 12 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità con 387 voti a favore il testo unificato intitolato Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Si tratta della legge doppia laurea che è stata presentata presso il Conservatorio Musicale di Lecce dall'onorevole Alessandro Fusacchia, deputato e relatore della proposta di legge. Questa legge è una novità, un'originalità. Cioè che i due relatori, l'onorevole Fusacchia e l'onorevole Nitti, fanno un confronto continuo con gli studenti, con i docenti, con i presidenti dei conservatori e delle accademie di belle arti, in modo tale da arricchire questa proposta di legge. È una proposta di legge innovativa, bloccata da una legge del 1933. Che non dà la possibilità della doppia laurea. Quindi è un fatto positivo con tutte le sue problematiche interne che ci sono. Una proposta che però non trova il supporto da parte degli studenti. L'UDU di Lecce ha detto no a questa iniziativa intrapresa dal parlamentare laziale. Noi sostanzialmente ci troviamo concordi con quella che è la posizione del rettore, in quanto il conseguimento di una doppia laurea è sì un cambiamento importante all'interno del sistema universitario. Questo però va a discapito di tutti quegli studenti che si ritrovano a non avere una posizione economica tale da poter sostenere due corsi in contemporanea. Ma non solo, questo va a caratterizzare maggiormente l'università che punta alla performatività, ma non solo, anche al talento.